Il 2021 del Marvel Cinematic Universe è stato l'anno del cambiamento, segnato dalla scissione dell'universo cinematografico in due entità distinte, ma comunque inseparabili e in continuity, quella cinematografica e quella streaming. Nonostante l'esplosione di Disney Plus, però, i lungometraggi Marvel sono tornati alla riscossa. Ripercorriamo i titoli e i temi che ci hanno accompagnato durante tutto il 2021. Per cominciare, un po' di numeri. 4 cinecomic apripista della nuova fase, 2 donne alla regia e oltre 3 miliardi al box office mondiale. Il percorso di ripresa cinematografico inizia con Black Widow, di Kate Shortland. Un film che non soltanto concede finalmente spazio alla figura della vedova nera, ma che vede anche Scarlett Johansson tra i produttori, che nella sua ultima interpretazione di Natasha Romanoff ha messo tutto il proprio amore per l'eroina che l'ha accompagnata per un lungo decennio. Un film, Black Widow, che fa luce sul passato della Vendicatrice, raccontando un tassello mancante della fase Avengers subito dopo gli eventi di Civil War e poco prima di Infinity War, e che al tempo stesso prepara il terreno per l'erede della Romanoff, Yelena, sorella minore di Natasha, interpretata dalla talentuosa Florence Pugh. Il Marvel Cinematic Universe a settembre 2021 trova nuova linfa in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Un action brillante, perfetta sintesi tra cinema americano e orientale, tra wuxia e supereroi, incassando anche bene per un periodo ancora di transizione, 432 milioni. È inoltre trasposizione di un eroe profondamente rappresentativo della cultura orientale, il primo della Marvel, con un cast composto da attori asio-americani. C'è la messa in essere effettiva delle intenzioni inclusive di Feige e di Victoria Alonso, che prosegue poi a novembre 2021 con l'uscita di Eternals. Si tratta forse del titolo più ambizioso di questo inizio fase 4, perché scritto e diretto da Chloe Zhao, un'autrice premio Oscar dal taglio stilistico molto particolare. Una pellicola corale come Avengers, ma anche preziosa, con diversi primati in termini di inclusività. Il 2021 del Marvel Cinematic Universe si conclude col botto, grazie all'entusiasmante e rivoluzionario Spider-Man No Way Home di John Watts, primo titolo sull'arrampicamuri a riunire in live action tutti gli Spider-Man cinematografici e a raccontare in modo diretto il multiverso al cinema. Un cinecomic spiazzante perché metanarrativo, maturo e anche divertente. Il primo tassello, a quanto pare, per una vera e propria macrofase di questa nuova stagione supereroistica. Il multiverso, appunto, che dopo gli eventi di No Way Home esploderà con forza nel secondo lungometraggio dedicato al Doctor Strange. Ma questa, pur appartenendo allo stesso universo, è decisamente un'altra storia.